come si vede? Signor Vincenzo, come sta? Adesso sto bene. Siamo proprio. È arrivato in coma profondo, con febbre alta, intubato, ventilato meccanicamente, in una condizione dichiarata dalla TAC di altissimo grado di Covid-19, con uno score da 0 a 20, aveva uno score 18. Quando stavo male, sentivo un senso di pace, probabilmente vedevo un grandissimo prato dove effettivamente la pace era un momento di grande sollievo, però dopo un po' che ero all'interno di questo prato mi spostavo probabilmente da altre parti ed era secondo me il momento di ripresa da quello che era l'avvicinarmi magari alla vera fine e ricominciare a combattere. Ma la chiave di volta è stato il fatto di non disperare di poterlo salvare, continuare nonostante i segni clinici erano di prognosi infausta, finché siamo venuti fuori da questo tunnel si è risvegliato. Signor Vincenzo, lei quando è arrivato era in coma, non sapeva di essere stato trasferito a Roma? No. Quando se ne è accorto? Me ne sono accorto al mio risveglio, perché vengo svegliato dalla professora Gro, ma il mio primo pensiero è stato: sono stato rapito. Signor Vincenzo, lei a Roma non è più a Bergamo, e lui mi ha detto un po' di parolacce. Si è avvicinata la mia collaboratrice, mi vuole bene, dice: ha preso a parolacce il mio professore, ora lo rimprovero. Signor Vincenzo, ha capito, lei a Roma, gliel'ha detto il professore, quello parolacce. Allora gli ho detto: no, Eleonora, lascia perdere, non ti preoccupare. E lui chiama un altro vestito con la tuta, con diciamo i DPI, e gli dice: c'ho 5 milioni di euro, ti do 1 milione di euro, portami a casa. Non mi riconosci, come faccio a non riconoscere? Chi sono queste persone, signor Vincenzo? Questi sono quelli che ho chiamato i miei angeli, però adesso senza ali. Che effetto vi fa sentirvi definiti angeli senza ali? È un'emozione incredibile. Poi dovrò ringraziare a nome di tutti Lea, perché è una mia amica, perché mi ha accompagnato nel percorso più difficile, perché ormai è un'infermiera che non so se è scappata. Sì, è vero, siamo diventati la famiglia, loro sono diventati la nostra famiglia, e inizialmente lui, quando aveva la cannula tracheostomica e diciamo la fonazione non era proprio il massimo, perché non poteva parlare, diciamo leggevo il labiale per lui e traducevo quello che lui diceva per i familiari, e vederlo andare via da una parte mi dispiace, perché comunque gli voglio proprio bene, quindi... C'è stato un momento in cui stavo talmente male che dicevo che volevo morire, perché probabilmente ero stremato, e mi ricordo che sono stati con me tutto il tempo per cercare di capire come mai, e ho superato questo grande momento di sconforto. Cattolino d'Augusto, no?